Approfondimenti, interviste, notizie, partiamo da qui per il nostro Instant Focus. E allora, vedete già in sovrimpressione l'argomento, uno degli argomenti centrali del periodo, lo è ormai da tempo, ma forse oggi si parla sempre di più dell'evoluzione continua del mondo del lavoro e non solo, di tutti i settori attraverso il digitale. Digital and social, il futuro del settore assicurativo, e qui portiamo poi l'attenzione su questo comparto, quello assicurativo. E con me Pasquale Caterisano, lo saluto subito, esperto InsurTech, Digital Marketing and Growth Hacking. Grazie per essere qui. Grazie a voi, buongiorno, ciao a tutti. E allora partiamo da questa considerazione: gli strumenti digitali che ormai fanno parte di qualsiasi settore, anche del comparto assicurativo. Così lei ci racconta un po' di più. Le chiedo subito come la tecnologia, così entriamo più nel merito, può diventare un abilitatore di nuove opportunità per gli intermediari e soprattutto se il ruolo della tecnologia continuerà a essere quella di oggi, cioè quella di supporto, o se, pensando a un periodo di tempo più lungo, lei magari intravede la possibilità che possa sostituire il ruolo che oggi è degli intermediari, che è un po' il dilemma, no? di tutti e di tutto. Prego. Tutti si chiedono questa cosa e fino ad oggi nessuno ci ha azzeccato, me compreso. Tutti abbiamo fatto delle previsioni che sono state puntualmente smentite. Sembra che, in special modo, l'Italia non è ancora pronta per un switch totale verso il digitale. Oggi si parla tanto di Figital, che poi è la crasi, direi, fra il digitale e ancora la vita reale, specialmente nell'intermediazione assicurativa, ma sì, comunque negli ultimi 10 anni il supporto tecnologico dovuto dalle piattaforme ha aiutato tantissimo gli intermediari. Se pensiamo a ERP, a CRM, tutti questi strumenti che li hanno aiutati, non ancora purtroppo nel settore della vendita, li hanno aiutati nel settore della gestione, come gestionale, e nel settore anche poi della velocità di preventivazione e anche magari di chiusure con firma digitale, firma grafometrica, ma ancora la sostituzione non è avvenuta e non credo che avverrà completamente con questi clienti chiamati full digital, che ancora purtroppo non esistono e non credo che esisteranno, perché comunque anche nel settore assicurativo c'è ancora bisogno certamente del rapporto umano. La tecnologia può essere un abilitatore. Io nello specifico mi occupo di digital marketing per quel che riguarda poi l'InsurTech, sono uno dei soci costituenti dell'associazione InsurTech, che lavoriamo in tal senso, ecco, per il futuro poi del settore, per abilitare sempre più. Forse non è questione che nessuno ci ha mai azzeccato, lei compreso, ma il fatto è che necessariamente la tecnologia, per quanto sarà sempre più presente nelle nostre vite, nella nostra quotidianità, debba essere un supporto più che un sostituto, no? Altrimenti qualcosa non funzionerebbe, secondo me, però solo il tempo forse ci dirà chiaramente dove ci porta e dove ci porterà questa trasformazione. Indubbiamente però i cambiamenti ci sono e forse sono sempre più veloci, non so se può confermare, e riguardano anche il comparto assicurativo, e quindi questo cosa porta a dover modificare anche, no, gli approcci della vendita, per esempio, anche come viene divulgata la promozione di prodotti, come si ha a che fare con il cliente, ovviamente, perché tutto cambia. E il corretto utilizzo proprio di tutte queste nuove modalità passa attraverso i social network. Credo che siano fondamentali per riuscire a reggere l'impatto di questa onda digitale, se la vogliamo chiamare in questo modo. Le chiedo a questo punto, che può essere anche di suggerimento per chi ci segue, da una parte quali sono gli errori più comuni che invece si devono evitare, invece quale può essere una strategia ad hoc per riuscire a stare al passo con l'evoluzione di cui stiamo parlando. Sì, certamente. L'utilizzo dei social, del digital in generale, per acquisire nuova clientela è diventato, credo, fondamentale. Nessuno può negare questa cosa, anche se, ripeto, quella tradizione, specialmente in Italia, continua, il classico passaparola continua comunque a funzionare. Che cosa succede col digital marketing, col social media marketing in assicurazioni? Che semplicemente si amplifica questo concetto di passaparola. Lo si potenzia di 10 volte tanto, quindi chi utilizza lo strumento social e digital per divulgare, ovviamente per
fare del proselitismo, per far conoscere l'utilità delle assicurazioni è certamente un vantaggio, perché comunque dando dei contenuti originali e utili ai propri prospect, ai propri clienti, ai propri prospect, ai potenziali clienti, questo fa sì che nel momento in cui uno ha bisogno poi dell'assicurazione si sia visibili, ricordati e scelti. Quindi oggi come oggi non si può fare a meno di utilizzare questi strumenti. L'utilizzo può essere fatto in due modi: uno in maniera organica, però ovviamente ci mette un po' più di tempo, oppure invece utilizzando dei cosiddetti funnel di lead generation, quindi andando a creare il bisogno su un potenziale cliente per poi ovviamente contattarlo e proporre poi la polizza di persona, anche con quegli strumenti che dicevamo prima, sì, ovviamente chiaro, con quei facilitatori, quindi preventivatori, ERP, CRM e tutto il resto. Ecco, però con tutta questa facilità di accesso anche ai social network si rischiano errori, no? E quindi quale secondo lei è quello più eclatante? Sì. se ce n'è uno, se no sì, no, c'è più di un errore. L'errore più comune è quello di credere che semplicemente aprendo la propria pagina, ad esempio la pagina Facebook o la pagina Instagram, arriveranno frotte di clienti. Non è assolutamente così, perché bisogna fare prima, diciamo così, dei contenuti utili per poi essere ovviamente ricordati nel momento del bisogno, oppure proprio creare, se si vuole poi andare in conclusione, quindi creare questo potenziale cliente a cui proporre la polizza, ovviamente fare delle proposte andando a targetizzare con dei sistemi ovviamente di segmentizzazione del mercato che i social media ci mettono a disposizione, andare a colpire la buyer personas proprio specifica per quel tipo di prodotto, per quel tipo di campagna che si, certo, che si vuole andare a fare. Quindi l'errore più comune è quello di pensare che si va sui social, allora lei arrivano i clienti. Non magari è così. Anche perché prima qui lei a sua insaputa mi ha lanciato un assist incredibile, perché guardi cosa mi ero appuntata: il digitale trasforma anche l'intercettazione dei bisogni del cliente. Sì. Prima cosa che bisogna fare è quella, cioè lei ha detto, si pensa che mettendosi sui social basta mettere un contenuto e arrivano tutti. No, prima bisogna capire a chi vogliamo rivolgerci e soprattutto cosa stanno cercando i clienti, in questo caso, visto che ne sto parlando con lei, dai nostri contenuti, perché magari piacciono a noi ma non è detto che raggiungano, no, poi la maggioranza delle persone. In particolare abbiamo i customer data che portano a un aumento della conoscenza di chi ci sta seguendo, di chi eventualmente ci vuole seguire, perché ci aiutano a capire le abitudini, le preferenze dei consumatori. Quali sono nello specifico, questa è la domanda che ci porta a un livello superiore, le nuove esigenze del cliente digitale, lo vogliamo definire così, non lo so, me lo dirà lei, e come vengono soddisfatte? In realtà il cliente digitale integrale, che è proprio che è solo digitale, di fatto non esiste. È un cliente che è un cliente comunque ibrido, chiamiamolo prospect, potenziale cliente. È uno che magari la polizza auto la compra online e poi, se deve comprare un'altra polizza, si può fare la consulenza dallo specialista, quindi dall'agente o dal broker. Quindi di fatto esiste una base di potenziali clienti digitali che non vuole avere a che fare, che sono di solito dei potenziali clienti molto acculturati, di un livello ovviamente di informazione, di cultura superiore, che ritengono di poter fare da sé. Per cui questo, se vogliamo definire quel target, è quello lì, è un target che esiste, sebbene possiamo quantificarlo davvero in un 5-10% al massimo della clientela. Qui adesso direi di proiettarci, dottor Caterisano, verso il futuro. Prendiamo un periodo ideale di 5 anni. Le chiedo se è possibile in qualche modo capire quali saranno i nuovi trend del mercato da quei prossimi 5 anni, tenendo conto che il contesto di cui stiamo parlando è qualcosa che si muove veramente in modo super veloce. E quali saranno e quali sono, penso già da adesso, le competenze fondamentali per rimanere competitivi nel settore, in questo frammento di mercato di riferimento? Ok, no, sorridevo perché abbiamo sbagliato tutti le previsioni da un po' da 10 anni a questa parte. Si pensava che la tecnologia, che il digitale, che il diretto mettesse proseliti, invece così non è stato. Da qui a 5 anni, certamente, come diceva giustamente lei, ormai i cambiamenti sono all'ordine del giorno e sono non veloci, sono veloci come il fulmine. Se pensiamo semplicemente all'intelligenza artificiale, cosa sta comportando? Veramente un delirio, roba incredibile. Da qui a 5 anni io dico che sicuramente gli intermediari dovranno utilizzare tutti gli strumenti possibili e immaginabili, e in special modo, perché poi il fattore è sempre quello, quanto business vado
a creare in più con questi strumenti l'utilizzo del digital marketing. Quello sicuramente, perché la piattaforma ti dà la possibilità di avere più tempo, ma se poi questo tempo in più non lo utilizzi poi per andare a creare del valore, quindi la nuova produzione, le nuove vendite, serve certo. poco. Un preventivatore che invece di farti fare il preventivo ti mette la polizza, invece di mezz'ora ti dovrà fare in 5 minuti, poi gli altri 25 dovrai fare qualcos'altro, facciamo il digital marketing, vendiamo più polizze. Assolutamente sì. Poi siamo in conclusione, ma l'abbiamo già sfatato questo mito, ma ricordiamo, non è che basta uno di questi per essere sul pezzo, no? Nella nuova comunicazione e nel digital marketing che lei ci insegna a essere, invece qualcosa su cui bisogna lavorare, studiare. Avere una certa professionalità, perché poi insomma stiamo parlando anche di quello che il mercato richiederà, no? Tra un po' di tempo, e parte tutto da qui. Cioè studiare, poi, ha detto benissimo. Quella parola vale sempre. Vale sempre comunque, studiare, leggere i libri. Oggi abbiamo la possibilità di avere l'accesso gratuito ai dei corsi di digital marketing, per cui veramente chi non lo fa... Ma abbiamo la possibilità di accedere a qualsiasi tipo di informazione, poi valutiamo quelle, le fonti più attendibili, come si fa sempre, però insomma oggi non c'è più la scusa per non sapere, vero? Assolutamente. Grazie a Pasquale Catanzano, esperto InsurTech, Digital Marketing and Growth Hacking, e a presto insomma ancora da noi quando vorrà, noi siamo qui. Grazie, a disposizione. Per approfondire ulteriori temi. Grazie mille, grazie saluto. A tutti voi come sempre per essere stati in nostra compagnia, e a presto.